Amici di Campana nel Pallone, siamo qui con Mister De Stefano al termine di Nola Casertana, terminata sul punteggio di 2-0 per la squadra bruniana. Al mister chiedo subito, voglio tornare indietro mister, la settimana che ha portato questi ragazzi ad oggi a questa vittoria, come l'ha vissuta questa settimana di allenamenti? I ragazzi si stanno allenando a 200 all'ora e si è visto oggi in campo. Non era facile dopo 40 giorni di stop ritornare a giocare, l'abbiamo fatto secondo me alla grande. Sapevamo dell'importanza di questa partita e per la classifica e per il popolo nolano, quindi abbiamo dato quel qualcosina in più che ha messo in difficoltà una corazzata come la Casertana. Bene, così, però da domani voglio dire testa al Cerignolo. Mister, oggi ragazzi come Caliendo, Togorai, più giovani, Cito, hanno fatto una partita immensa facendo brillare gli occhi di tutti i tifosi presenti qui oggi allo Sporting Club. Vittoria del Nola meritata, si aspettava di più dalla Casertana, le chiedo. Io penso che più che dei meriti della Casertana sono stati grandi meriti del Nola, perché altrimenti sarebbe troppo facile. I ragazzi hanno corso di più, avevano più voglia. I giovani soprattutto del Nola avevano più voglia, quindi vittoria meritata, complimenti ai miei ragazzi. Sono onorato di poter allenare un gruppo così, quindi bene, siamo contenti. Mister, le faccio l'ultima. La prossima arriva il Cerignola, dato che il Nardò non si giocherà con il Nardò in infrasettimanale. Come si prepara dopo questa vittoria una sfida contro la prima della classe? Con lo stesso atteggiamento che abbiamo affrontato la Casertana, perché con i valori siamo quasi lì, quindi sappiamo che incontriamo una corazzata, ma noi abbiamo un obiettivo grande, grande, grande da raggiungere, quindi cercheremo di azzerare il gap, di ridurre il gap con la corsa, con la voglia, con la fame che si è vista oggi qua a noi. Grazie mister. Grazie a voi.